Si è svolto ieri a Roma il tavolo di confronto sulle provvisionali dopo la sentenza Eternit di primo grado. Presente anche il sindaco di Casale, Giorgio De Mezzi. Sindaco, com'è andato questo incontro? Ma direi che è stato, immagino, un inizio di un percorso, di una collaborazione, di una cooperazione, si è detto nell'incontro, soprattutto con l'INAIL, con anche un'attività di scambio di informazioni che speriamo possa in qualche modo dare dei risultati per soprattutto in questa prima fase individuare dove eventualmente ci sono i beni aggredibili dei due imputati, anche se la situazione è un po' diversa rispetto diciamo, ai tanti soggetti che in qualche modo devono recuperare queste provvisionali, perché il Comune di Casale, come gli altri enti pubblici, cioè la Regione e l'ASL, devono recuperarle direttamente dalle persone fisiche, no? Dei due imputati, mentre soprattutto i familiari delle vittime o comunque gli individui singoli che hanno fatto richiesta, che hanno ottenuto la provvisionale, in genere devono recuperarle, possono recuperare anche dalle società. Quindi i percorsi sono un pochettino diversi, però l'attività che deve essere fatta è proprio quella di individuare questi beni aggredibili. Ecco, infatti, tra le prime iniziative ci sarà quella di incaricare avvocati a Bruxelles e Lugano che traducano la sentenza. Sì, diciamo che anche questa è un'attività importante, no? Che soprattutto può essere di aiuto alle persone singole. Anche noi può essere di aiuto in quanto una copia autentica della traduzione costa molto di meno che farsi fare tutta la traduzione e soprattutto è anche un riferimento in loco di queste persone, di questi avvocati che in qualche modo possono svolgere un'attività di supporto direttamente in Svizzera e in Belgio. Qualora si individuano i percorsi che possono in qualche modo andare a colpire i due imputati. La cosa che è emersa, forse l'aspetto più negativo, era che non c'era lo Stato. Sarebbe fondamentale che a questi incontri partecipasse anche l'Avvocatura Generale dello Stato, comunque fosse rappresentato dallo Stato, perché probabilmente per avere degli aiuti più concreti in questa attività di individuazione di questi beni aggredibili, di attività che si dovrà svolgere a livello internazionale, diventerebbe fondamentale anche così, diventerebbero fondamentali alcuni provvedimenti governativi che deve essere lo Stato